Si è tenuta ieri pomeriggio la riunione in prefettura per discutere sui numerosi disagi causati dalla piccola frana che si è staccata lo scorso 20 gennaio sui binari tra Vietri sul Mare e Salerno, con conseguente interruzione del traffico ferroviario per Nocera Superiore, Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. Tantissimi disagi per i viaggiatori e studenti che si sono visti costretti a utilizzare pullman sostitutivi, che però non riescono a soddisfare l'enorme richiesta di utenza e pertanto i viaggiatori inevitabilmente si sono visti obbligati a utilizzare i propri mezzi personali per spostarsi, con un aumento notevole del traffico in città. È una linea importantissima che soprattutto verso nord e quindi verso Napoli è molto usufruita dai pendolari campani della nostra provincia. Siamo qui proprio per verificare con RFI e Comune chi interverrà in maniera rapida per la messa in sicurezza e per la riapertura della linea. Abbiamo rinviato con i pendolari ogni discussione su possibili servizi alternativi perché ho chiesto di capire prima i tempi di ripristino per poi decidere se e in che modo stravolgere i servizi, perché se i tempi fossero brevi non ce ne sarebbe la necessità, se i tempi dovessero, nostro malgrado, essere più lunghi, ovviamente ci dovremmo sedere al tavolo con Trenitalia per garantire servizi migliori per sopperire a questo disagio. Thank you.